Maestro, Lecce l'accoglie a braccia aperte, il Festival del Cinema Europeo rende omaggio a quella che è stata una vita dedicata al cinema, inoltre il suo libro e la mostra dei suoi dipinti e disegni, ecco, un'accoglienza straordinaria per un uomo che tanto ha lasciato a questo paese e ha ancora tanto da dare. Effettivamente l'accoglienza è calorosa, è la più bella che io mi potessi aspettare, anche le domande sono state molto profonde, molto veramente interessate, non superficiali, e quindi è giusto, insomma, che io cerchi di rispondere e di restituire qualcosa. Cinquant'anni sono tanti e io vorrei però comprendere se lo spirito, l'animo, la passione che lo ha spinto ad intraprendere quella che è l'attività della produzione cinematografica è la stessa anche oggi, in questo periodo così difficile per gli italiani, precario dal punto di vista economico, sociale, politico. C'è anche una disillusione in chi ha un po' il compito di raccontare il nostro paese e la sua gente. Beh, è chiaro, in un momento di crisi è difficile fare inni di entusiasmo, perché è chiaro, l'artista trasforma, però al tempo stesso sente, non subisce, ma sente il clima che si respira in Italia. Comunque, in tutti questi anni io ho sempre cercato di fare dei film che non fossero freddi, i film i cui temi, le cui immagini in qualche modo le sentissi, facessero parte della mia vita, delle mie passioni. Poi i risultati possono essere diversi, perché il cinema è questo, veramente. È ovvio quello che dico, ma è vero, è una cosa fatta da tante persone. E non è che gli attori sono dei burattini che tu ci fai qui, vai là, oppure tutti gli altri collaboratori artistici. In questo senso la squadra, quando funziona, il risultato è il migliore. Ma io lo vedo, insomma, se penso a tutti i miei film, i più belli, diciamo, quelli che a me piacciono di più, hanno sempre avuto una squadra eccellente. Secondo lei la frase secondo la quale questo paese potrà risorgere attraverso la cultura è più un auspicio o una frase oramai caduta nell'abitudine e poi accantonata lì, che non troverà in tempi certi e veloci una sua realizzazione? No, messa così, però rischia di essere un po' programmatica, allora è chiaro che la cultura, l'arte è materia, come diceva Shakespeare, dei sogni, insomma, è qualcosa che io credo che sia necessario, obbligatorio, per me lo è. Poi è chiaro, la cultura, lei sa benissimo, che si diffonde in infiniti raggi. Io parlo del cinema, in fondo è la materia, che è l'arte che conosco e che pratico, però le espressioni artistiche sono quasi infinite e nuove rispetto alle nuove tecnologie che si stanno scoprendo, perché c'è tutto un potenziale nuovo che quando io ho incominciato non si conosceva, insomma.
lei prima dall'alto ammirava il teatro romano, il suo fascino, la bellezza. Ecco, quanto riconosce che di far parte lei del patrimonio culturale del nostro paese, perché appunto di patrimonio non è soltanto quello storico, artistico, architettonico, ma anche quello delle risorse umane che hanno lasciato una traccia e che soprattutto attraverso i suoi film ha fatto riflettere, confrontarsi su tematiche importanti come la famiglia, la politica, la religione, la vita e la morte. Beh, qui però siamo in un teatro in un'antichità, in una civiltà, in una società che sono ammirevoli, stupefacenti, perché tu vedi delle cose che di quanto? Di 2000 anni fa, insomma, ritrovate, riscoperte. Mi dicevano che questo bellissimo teatro stava sotto un giardino, ecco. Ed è anche bello questi monumenti che sono all'interno di palazzi di epoche successive, insomma, proprio per dare il senso di una storia che continua. È chiaro che il cinema è l'ultima delle arti, appunto la settima arte, e quindi parla della modernità, parla del presente. Infine, maestro, una delle frasi che mi è piaciuta molto durante la conferenza stampa è la sua risposta alla domanda: qual è il periodo più felice che lei ricorda con più passione? Lei ha detto quest'ultimo. Sì, questo è una risposta più che ovvia, sincera, perché in fondo io credo ancora a quello che faccio, e quindi la mia vita, le mie energie, la mia intelligenza, la mia sensibilità è concentrata su quello che sto per fare e che farò. È vero, se io badassi mia piccola periodo, non dico aureo, però di felicità creativa, guardandolo al passato lo guarderei un po' da pensionato, insomma, da uno che si è ritirato. Io non è che non voglio eso, proprio perché non me la sento, mi sento ancora in modo diverso, entusiasta del mio lavoro. E noi ne siamo felici, buon lavoro maestro. Grazie, grazie a voi, grazie ancora.